Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Monti bis, Montezemolo and Company. Beh, questo video fa seguito ad alcuni miei video precedenti, il cui titolo è il seguente. Quello un po' più lontano era intitolato Una legge per non vincere. Poi quello un po' più vicino era intitolato La democrazia del default, la democrazia del default. Cari amici, io non capisco più, cari amici, quello che sta succedendo in Italia. Non capisco più. Vabbè che quello che sta succedendo in Italia presto succederà in tutto l'Occidente. C'è il mio video intitolato Occidente default. Occidente default di 3 anni fa succederà. Allora, vedi che cosa succede in Italia? Si continua a parlare di Monti bis. Niente di male parlare del Monti bis. Ne parla adesso se ci si è messo anche Montezemolo. Montezemolo ci si è messo assieme a Casini. Ma io sono fortemente sorpreso dal fatto che nessuno, tutti parlano del Monti bis, ma né in televisione, né sui giornali, ma da nessuna parte io ho sentito parlare del fatto che sia costituzionale o non costituzionale questo governo Mario Monti e l'eventuale governo Monti bis. Nessuno ha detto niente. Per cui mi chiedo che se non sono i vertici istituzionali a fare chiarezza sulle norme, poi non ci si deve meravigliare se il popolino non sempre le rispetta le norme. Non c'è da meravigliarsi, poi capito? Perché a Napoli dicono che il pesce comincia a puzzare dalla testa. Ma dov'è il problema? Dov'è il problema? Ora immaginate, cari amici, una scena di questo tipo. Siamo in un liceo, c'è un professore di matematica e fisica di ruolo, pagato per insegnare matematica e fisica, va bene? Però non è capace di insegnarla. Allora il preside gli dice: ah, caro professore di matematica e fisica, siccome tu non sei capace di insegnare la matematica e fisica, mettiti da parte, che adesso io chiamo un altro professore di matematica e fisica che la insegna a posto tuo. E beh, c'è un raddoppio della spesa, sì o no? Sì o no? Sì o no? È vero? È legittima una tale operazione? Raddoppio della spesa perché c'è un professore di matematica e fisica di ruolo che non è capace di insegnare matematica e fisica, allora il preside gli dice, o il provveditore gli studi, beh, spostati, mettiti lì in un cantuccio che adesso chiamiamo un altro professore che insegna la matematica e la fisica al posto tuo. Tu stai in un cantuccio, continui a prendere lo stipendio. E così, ma prende lo stipendio anche quello che chiamiamo al posto tuo. E così è avvenuto col governo Mario Monti attuale e con quello che potrebbe essere il governo Monti bis. C'abbiamo un Parlamento con circa 1.000 parlamentari che sono pagati per esprimere un governo. I 1.000 parlamentari sono tutti pagati per esprimere un governo. Poi, che so, 15, 20 di questi 1.000 parlamentari vanno a fare il governo. D'accordo? Però escono dai 1.000 del Parlamento, escono dai 1.000 del Parlamento, capito? Però i nostri 1.000 parlamentari mica l'hanno espresso un governo. Sì, l'hanno espresso un governo, poi si è fatto da parte, no? L'ultimo governo di Silvio Berlusconi. Si è fatto da parte per far posto al governo dei tecnici di Mario Monti. Ma questo governo dei tecnici di Mario Monti, questo governo assomiglia tanto a quel professore di matematica e fisica che va a insegnare nella classe, in una classe, perché c'è un altro professore di matematica e fisica di ruolo che non è capace di insegnare matematica e fisica, per cui il professore di matematica e fisica di ruolo che non è capace di insegnare matematica e fisica si è messo da parte, però sempre pagato. Ed è arrivato un altro professore di matematica e fisica a fare quel lavoro e pagato pure lui. Allora,
Io ho girato disperatamente sulla nostra carta costituzionale, ma non l'ho trovata la possibilità che si possa fare una tale operazione. Non l'ho trovata. È vero che non è proibita una tale operazione, e già gli antichi romani dicevano quod voluit lex dixit, quod noluit tacuit. E vabbè, ma qua c'è un aggravio dei costi. C'è un aggravio dei costi, perché in pratica tutti i ministri tecnici del governo Mario Monti svolgono un'attività che doveva essere svolta da altri che già sono in Parlamento. Per cui l'operazione sarebbe stata giusta se si fosse stabilito tramite il Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale che tutti i ministri del governo Mario Monti dovevano essere pagati non dal pubblico erario, ma dovevano essere pagati dai mille parlamentari, di tasca loro. Perché loro non sono stati capaci di esprimere il governo. È come il professore di matematica e fisica che non è capace di insegnare la matematica e fisica, la stessa cosa. Ora, io sono tanto sorpreso perché ho girato sulla carta costituzionale, ho detto vediamo un po' che dice la carta, ma non è prevista una tale operazione, certo non è esclusa, non è esclusa, ma se la vogliamo adottare dobbiamo fare chiarezza pure sui costi. Anche sui costi, per cui mi meraviglio tanto che tutti parlino del governo Mario Monti bis e nessuno prenda atto che il Parlamento non è capace di insegnare la matematica e la fisica e c'è bisogno che venga un altro, ma se deve venire un altro si pone il problema di chi lo paga quest'altro. Quest'altro sarebbe il governo Mario Monti attuale e anche il futuro governo Monti bis. Lo so, salta a Montezemolo, tutto felice e contento che adesso ha fatto la grande scoperta, capito? Monti bis, Monti bis, Monti bis. Intanto al Parlamento ci stanno 1.000 parlamentari regolarmente pagati che però non fanno il loro dovere perché non sono capaci di esprimere un governo che faccia il mestiere che deve fare un governo, capito? Per cui è arrivato il supplente è il governo Mario Monti, è un supplente, perché il Parlamento non è stato capace di fare il suo mestiere. È cascato, sì, ha dato le dimissioni Silvio Berlusconi. Perché ha dato le dimissioni? Per salvare l'Italia. Vabbè, ma proprio bisogna fare chiarezza pure sui conti, sui conti, sui conti. Strano che nessuno abbia fatto dei ridigli su tale faccenda. Arriva un governo tecnico, sono tutti di supplenti, perché il Parlamento non è stato capace di compiere il suo lavoro. E se il Parlamento non è stato capace di compiere il suo lavoro, non si capisce che cosa ci stia a fare il Parlamento in Italia, con 1.000 parlamentari che hanno pure una buona retribuzione. Oppure si dica ai 1.000 parlamentari che siano loro a pagare il governo supplente. Se c'è bisogno che ci sia in Italia un governo supplente, o si dice al titolare della cattedra che non è capace di lavorare e quindi viene licenziato, il Parlamento viene licenziato, o si dice al titolare della cattedra che è il Parlamento, pagalo tu il supplente. Io non so perché non si è fatta chiarezza su questa faccenda qua, cari amici, proprio non riesco a capire, per cui vi invito di nuovo sui miei video precedenti intitolati Una legge per non vincere e poi il più recente video intitolato La democrazia del default, la democrazia del default. Grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.